In questo periodo di estrema solitudine si possono fare tante cose. Per esempio, si può parlare con le piante in casa se non c'è nessun altro a cui rivolgere la parola. Però ecco, il problema è, vi faccio vedere la mia pianta, una delle tre piante che ho in casa con me. E questa è la mia pianta e io le parlo e le chiedo: ma perché? Ma dimmi perché? Perché sei cresciuta così? Perché? Perché? Destati, mia compagna, libera l'armonia degli inni divini e i limpidi suoni della tua voce acuta. Pura si leva dal bosco, la tua voce arriva sino a Zeus. Lassù ode il tuo canto Apollo dalla chioma d'oro. Toccando in risposta la sua cetra, guida il coro degli dèi. Saperla benissimo la poesia della festa della mamma. Ripetiamo di nuovo. Dai. Festa della mamma. No, non è così. Ripetiamo. Festa della mamma. Dai, di nuovo. Festa della mamma. Ancora, ancora, dai. Festa della mamma. Oh, no, no, non è festa della mamma, no. Aspetta, aspetta, non ripeterlo, no, no, non ripeterlo, aspetta, no, no. Questa quarantena mi sta distruggendo, ma ce la farò, ce la farò, ce la farò, ce la farò. Oh, ciao, cazzo vai? Ciao, cazzo vai? Ciao, cazzo vai? Oh, ciao, cazzo vai?
Ciao, ciao, dove cazzo vai? Ciao, cazzo vai? Ciao, dove cazzo vai? Ciao, dove cazzo vai? Oh, fermate quello che c'è la pallina! Fermate quello che c'è la pallina gialla! Prendete la pallina gialla! Prendete la pallina gialla! Oh, cazzo! Prendete la pallina gialla! 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 La pallina gialla